candida che ci lascio soli l'arcivescovo. E quando l'arcivescovo ed il papa vorrete starve con il re francese in conferenze, incontri interminabili in un luogo nell'alto della Francia. O baldi il re, o baldi noi paroni, non credo che doppiezza, doppiezza e violenza. Servi di Dio e custodi del Tempio, l'Archivescovo è giunto in Inghilterra. Serviva l'Inglese! Mandato avanti fui ad annunziarvelo, sicché vi prepariate ad incontrare. Serviva l'Inglese! L'Archivescovo è riconciliato.
Scende che avea giurato di spiccarmi le cose.
tradimenti, fece loro tener le mani a posto. Così per ora siamo senza molestie. Ma poi, essi mi seguono, essi mi seguono, tutti mi seguono. Per breve tempo, l'affamato falco solo si leverà, si libererà passandosi in cerchi, attendendo un pretesto, un'occasione. La fine sarà semplice, improvvisa, tutta d'addio. Intanto la sostanza del nostro primo agire saranno ombre di contesa con ombre. Signoria!
non si lamenta più di me. Ci incontrammo a Northampton e ultimamente a Mobile nel Maine. Memorie ben piacevoli d'altre meno recenti e di più peso. Quelle vuol dire del cancellierato. Quel che da tutti era considerato signor della politica dovrebbe guidare ancor lo Stato. Cosa intende? Che il cancellierato che voi fatto arcivescovo lasciaste e fu da parte vostra grave errore potrebbe essere ripreso. Pensate che il potere posseduto diventa gloria. Se comanda il re, quel che governa il cancelliere. E che daremo in cambio? La pretesa della supremazia sacerdotale. Sì, se no sarà il aspettato, m'aspettavo, ma non in questa guisa.
col presente scopo. Nessuno scopo può recar sorpresa. Lo scopo mio è semplice, semplice come il fatto. Voi non avete ormai speranza alcuna di riconciliazione con il re. Ma in Inghilterra il re non è onnipotente. Signore, voi ed io siamo normanni e l'Inghilterra è per sovranità terra normanna. Il popolo siamo noi. Ma chi conduce qua, se voi parlate, baroni? Sì, per un potente partito che su voi ha posto gli occhi. Alleato con noi darete un fiero colpo per l'Inghilterra e Roma insieme, che porrà fine alla giurisdizione della corte del re. Sarà la corte del vescovo e quella dei baroni. Attendiamo il sorger d'una nuova costellazione. Se la regina non può rinviarci, come si fiderà di coloro stretti ad un patto, suol per rovinarlo. Popolo e chiesa, invalide ragioni contro il trono. Pensa e pelle
pellegrini, prosternati, davanti a simulacro in gioia il dato. Che cosa mai si può paragonare alla gloria dei santi, che in eterno hanno presente Dio? Cerca la via, Tommaso, che è il martirio, fatti più basso in terra, perecerai con vincere. Chi sei tu che mi tenti con gli stessi miei desideri? Che m'apri, che mi chiedi? Io t'offro ciò che amici, io ciò che tu hai da dare. E tu sei tanto m'apri, ogni meridio. E tu stesso hai già sognato.
Amen.
abbiamo affari urgenti per ordine del re con l'arcivescovo. Voi conoscete l'ospitalità del buon nostro arcivescovo e siete i benvenuti. Non abbiamo nessun bisogno d'ospitalità. Andiamo a vedere l'arcivescovo. Parlare l'arcivescovo. Andate ad avvisare sua signoria. Sua signoria, sarebbe assai spiacente se non offrissimo qualche ristoro. Prima gli affari. Affari urgenti. Urgenti. Ci troveremo noi il nostro appianzo. Per quanto tempo noi dovremo attendere? Anche se certa sia l'aspettazione, il momento previsto può giungere in attesa. Tavolo firmati i documenti e in ordine le carte. Quali che siano i vostri urgenti affari, siete i benvenuti. Dite dunque da parte del re. Da parte del re, sì. E dobbiamo parlare noi soltanto. Sia. Allontanatevi! Di che dunque si tratta? Ecco di che si tratta! Voi siete l'arcivescovo ribelle al re e dalla legge della Padua! Arcivescovo del re, siete suo servo, suo strumento e arnese! A lui vennero a voi tutti gli onori, il sigillo, l'anello, questi che nacque figlio d'un bottegaio, questi il ragazzaccio malnato, nato in contrada mercanti, questa è la creatura che strisciò, gonfia di sangue e orgoglio sopra il re, come un pinocchio sulla camicia. No, truffò, mentiste, giuro che ricordo il suo re. Suo vassallo sempre fui, e sono al suo comando sempre, salvo il mio ordine, salva la vostra ambizione, salvi il vostro orgoglio e l'invidia e la bile. Ma signori, i vostri affari urgenti son solo rampognare e bestemmiare. E parlavo da sudditi reali, bussi da giusto sdegno, da giusto sdegno. Avete altro da dire? Per comando del re. Dobbiamo dirlo ora. Sì, sì, prima che questa vecchia volpe s'allontani. Il comando è del re. Dovreste dirlo in pubblico. E se voi farete accuse, io le computerò. Fuggiste in Francia a seminar contese fra il vostro re e re di Francia il Papa. Lanciaste la tema contro chi aveva incoronato il giovin figlio del vostro re. Figlio del vostro re. Voi dovrete ora dirci per comando del re se siete pronto a rispondere al suo cospetto. Io mai desiderai di scoronare. E quando voi hai perso, assolveteli, condannate si furono dal Papa, vadano dal Papa, sia come sia, ecco il comando di sua maestà, che voi e i vostri servi ve ne andirate da questa terra. La presenza del suo arcivescovo, per 7 anni dovetti mendicare la carità.
Thank you.
sarà compiuto che vi trafiggerà con gioia e pena. Voglio mi sia mai più.
chiesa aperta sempre. Oh, mio signore! Oh, mio signore! Aprite le porte! Oh, mio signore! Signore! Non uomini, sono quelli! Sono anime dannate! Sono bestie! Assolti, rinunciate ai poteri.